Ciao a tutti amici di extremehardware.com, ben ritrovati da un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione anche la tastiera da gaming di tipo meccanico con denominazione RGB Cougar Attack X3. Partendo dalla confezione, è una classica confezione di cartone sulla quale troviamo il nome del prodotto, l'immagine esplosiva, alcune caratteristiche principali e alcuni loghi che ci ricordano la presenza di switch meccanici CRMX, quindi massima qualità per quanto riguarda gli switch impiegati. Un polling rate massimo classico di 1000 Hz, il sistema unificato di gestione Cougar UX e appunto la determinazione RGB 16.8 milioni di colori. Nel retro della confezione invece troviamo ulteriori immagini illustrative del prodotto analizzate con le caratteristiche stesse. Nella parte inferiore troviamo la disponibilità degli switch meccanici, quindi black, red, brown, blu. In questo caso abbiamo ricevuto il modello con switch meccanici CRMX Brown e a fianco part number, serial number e il layout di digitazione. Purtroppo abbiamo ricevuto il modello con layout tedesco. Non è un grosso problema. In commercio è disponibile tuttavia anche il layout americano, ma non quello italiano. All'interno della confezione troveremo un classico manuale di istruzioni ed infine semplicemente la tastiera, la Cougar Attack X3. Come possiamo notare, il design è abbastanza aggressivo grazie a una forma squadrata della tastiera stessa. La colorazione è nera in contrasto al plate in alluminio nella parte superiore della tastiera. Il layout di digitazione, come dicevamo, è tedesco, il che porterà un'inversione dei tasti Z a Ilunga, in quanto avremo il formato QWERTZ al posto del classico QWERTY, e ovviamente cambierà anche l'immissione di alcuni caratteri e simboli. Quindi dovremo premere differenti combinazioni di tasti. La tastiera Attack X3 della Cougar si caratterizza anche per la possibilità di registrare e di salvare in tre profili le macro, possibilità F1, F2, F3 nei tasti F1, F2, F3, sempre tramite l'utilizzo del tasto FN, che in questo caso lo troviamo a sinistra e non più a destra. A seguire troviamo il tasto F4 che ci permetterà di regolare gli effetti di determinazione preimpostati della tastiera, altrimenti potremo passare al software di gestione e crearne dei nuovi. Troviamo anche i tasti multimediali che vanno dal tasto F5 al tasto F12. A seguire ancora possiamo impostare sia un in-key rollover a 6 tasti, sia quello classico in-key, quindi potremo premere quasi tutti i tasti, nel senso potremo premere tranquillamente tutti i tasti che riusciamo a premere. Utile sicuramente per i giochi MMO, MOBA e quant'altro. Nella parte inferiore troviamo due tasti che sono il page up e page down, riportati ovviamente in lingua tedesca, che ci permetteranno di regolare l'intensità della determinazione. Non troviamo ulteriori dettagli nella parte frontale, se non il logo della Cougar riportato sulla struttura in plastica che fa da cornice al plate in alluminio. Spostandoci nel lato posteriore, troviamo una struttura in plastica, al centro troviamo un adesivo con ulteriori dettagli. Nella parte superiore troviamo due classici piedini in plastica che avremo possibilità di aprire e troviamo un inserto in gomma per assicurare un maggior grip sul piano d'appoggio. Nella parte inferiore troviamo due fori che in teoria dovrebbero servirci per integrare un poggiapolsi che comunque non è disponibile nella confezione, non è incluso nel bundle. Possiamo inoltre osservare la struttura esposta degli switch meccanici che, come abbiamo detto, sono dei CRMX Brown, come possiamo osservare, e la struttura è classica, trasparente per irradiare meglio l'illuminazione del singolo tasto. Il cavo della Cougar Attack X3 è abbastanza spesso in quanto è dotato di due connettori USB placcati oro e il cavo è rivestito in treccia di tessuto. Non abbiamo ulteriori dettagli o cose da dirvi per il momento. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito, dove troverete ulteriori immagini, i nostri test e le nostre considerazioni. Come
Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.